Oggi l'incazzato è con Peppe Lanzetta, un grande esponente della cultura napoletana ma anche nazionale, e, per presentare alla libreria Marotta e Cafiero il suo ultimo romanzo, Sognando l'Avana. Prima di parlare del romanzo però avrei una domanda, visto che Peppe Lanzetta è un drammaturgo, un attore, uno scrittore, volevo chiedergli in quali panni si sente più a suo agio? Bella domanda questa, perché uno poi si dovrebbe domandare appunto da grande che cosa vuoi fare. Sono fasi, nel senso sono le fasi in cui voglio dire prevale quello che vuole scrivere, le fasi in cui Narciso esce fuori, le fasi in cui ti manca la tavola da palcoscenico. Se riesci a dosarle in qualche modo e far respirare queste varie anime, forse accontenti tutti, però la dimensione che a me piace di più è quella, come dire, un po' da solitario certe volte, ed è quando metto il foglio nella macchina da scrivere, perché io uso una macchina elettrica, e non sapendo che cosa dire, quando vedo che il foglio si comincia a riempire di nastro, allora là è una magia strepitosa, perché stai vincendo da solo, perché il foglio si riempie, e poi magari vincerai quando successivamente il pubblico leggerà le cose. La scrittura è quella che forse racchiude, o meglio, fa venire fuori, The Dark Side of the Moon, ecco. E se dovessimo descrivere con un aggettivo il libro che abbiamo presentato oggi, quale sarebbe e perché? Io direi sulfureo, perché in realtà nello zolfo c'è un aroma e c'è un cattivo odore. Questo libro forse racchiude queste due cose, nel senso che può essere urticante per certi versi perché chiama le cose con il loro nome, e può essere dolce perché ti fa capire quanto desiderio d'amore c'è in questi personaggi, anche quando sono estremi, maggiormente quando sono estremi. Più estremi sono, più hanno bisogno di affetto. Questo in qualche modo io l'ho imparato dalla strada, ecco. Nel senso che magari all'inizio della mia, quando ero più giovane, avevo l'attitudine anch'io a fare delle preclusioni, a delle divisioni, a giudicare. E poi ho imparato che la vita sostanzialmente ti mette una grande rosa di cose davanti, e tu devi solo scegliere, però quelle che scarti non sono quelle peggiori. Sognando l'Avana perché? Cioè, cosa c'è del libro in questo titolo? Niente, sostanzialmente è il sogno di una delle due sorelle, Dora, che sogna di andare a L'Avana, perché qualunque cosa che la possa allontanare da Napoli già è un sogno. Semplicemente non immagina nemmeno che a L'Avana c'è povertà, c'è difficoltà di vivere e quant'altro, però sostanzialmente era un modo per dire, io, la mia generazione, quella che ha sognato la California, oggi magari non la sogna più la California, quindi sogna L'Avana come ultimo baluardo, ecco. Sostanzialmente è un modo per dire, se non è possibile andare via da qui, da Napoli, da questo caseggiato e quant'altro, almeno lasciatemi la possibilità di sognare di andare via. C'è anche un po' della passione musicale che ti contraddistingue in questo libro. Tanto, sì, perché voglio dire sostanzialmente, anche se non so mettere un accordo, una nota e quant'altro, però le mie frequentazioni, le mie amicizie, i miei sogni passano tutti attraverso la musica, il cinema, il teatro. Quindi sì, voglio dire, L'Avana anche intesa come dire, come ultimo fatto dove tu in qualche modo puoi trovare, può nascere la musica a prescindere, dove la gente non si conosce, ma magari sta lì e suona, quello che è la genesi della, cioè persone che si incontrano e hanno degli strumenti in mano e comunicano così, uno è cubano, un altro è venezuelano, un altro è napoletano, ecco. Quindi la musica è intesa come forma di comunicazione, sì. E progetti futuri? Dunque, questa è una bella domanda, perché io ho già consegnato due romanzi nuovi alla 100 Autori. Il prossimo si chiamerà Il cavallo di ritorno, ed è uno sguardo, un giallo comico, surreale, tragico, comico, surreale,
ambientato nelle fogne di Napoli e che ha a che fare con un'apparente delinquenza che ci porterà a scoprire che poi i delinquenti sono altri, però si ride pure. Al momento sto anche cercando di lavorare a un progetto cinematografico su di me, nel senso che è una sorta di road movie dove l'attore Peppe Lanzetta interpreta la storia, una giornata tipo di questo Peppe Lanzetta vero, tra i suoi casini, le sue malefatte e quant'altro. Quindi è un esperimento singolare che, se riesco a quadrarlo bene, potrebbe essere una nuova forma di espressione. Molto carino, speriamo di ricevere aggiornamenti allora su questo. Grazie, incazzato, e buonasera a tutti. Grazie.